Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come: Gigi Proietti manca tutti, dai familiari ai colleghi fino ad arrivare ai suoi numerosi fan. Ma, dopo un anno dalla sua scomparsa, arriva una rivelazione. Era il 2 novembre del 2020 il giorno in cui Gigi Proietti ha esalato l'ultimo respiro. Nonostante sia trascorso più di un anno, ancora oggi numerosi sono i retroscena drammatici che lo vedono come protagonista. E proprio il giorno che doveva essere dedicato alla commemorazione dei defunti, Gigi Proietti abbandona per sempre questo mondo. Numerosi sono i volti noti del mondo dello spettacolo che dicono addio ad una parte fondamentale della loro vita, un attore che ha dato molto a molti. Da quel giorno in poi tutti i suoi fan si sono chiesti quale sia stata la causa della morte di Gigi Proietti. A far chiarezza è il medico e radiologo Fabrizio Lucherini, uomo che lavora proprio all'interno della clinica in cui Gigi Proietti è stato ricoverato durante i suoi ultimi giorni di vita. Un retroscena che riguarda Gigi Proietti. È stato lui stesso a rivelare che, da moltissimi anni, l'attore soffriva di cardiopatia. Una malattia che l'ha portato ad essere ricoverato il 17 ottobre del 2020 in condizioni molto gravi. Già in passato era stato ricoverato per lo stesso motivo, anche se le sue condizioni non erano così gravi come quest'ultima volta. E così il dottore si è trovato di fronte ad una situazione di salute molto preoccupante in cui il cuore, che ormai non funzionava più come un tempo, stava creando uno scompenso in tutto il resto del suo corpo. Ed è questo il motivo che ha causato la morte dell'amatissimo attore, un uomo che ha abbandonato tutti i suoi fan a causa di una crisi cardiaca. Un nome la cui morte ha lasciato un vuoto nella vita di tutti noi, ma soprattutto in coloro che gli sono stati accanto fino alla fine. Uno di questi è sicuramente Enrico Brignano, un attore che ha formato lo stesso Gigi Proietti e a cui deve la sua carriera. È proprio lui infatti ad aver sofferto molto della perdita del suo amato Gigi, nonché grandissimo amico. Dopo più di un anno dalla sua morte, è lui stesso a condividere sul suo profilo Instagram una frase dedicata proprio a Gigi Proietti. Un personaggio che non si dimentica facilmente. È già passato un anno. E non ci sembra vero che tu non ci sia più. Ci manchi tanto Gigi. E così, ancora oggi, c'è chi rivolge un pensiero a Proietti. Attore che ha scritto la storia del mondo del cinema, e che verrà ricordato ancora per moltissime generazioni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.